Allora, sono a Gualdo Tadino, piazza del mercato. Ci sta la porchetta. E scattano due panini con porchetta perché la strada è lunga. Capisci? Foligno, Gualdo Tadino e ritorno. Come dicevo prima, Mazzao. Questo è il paese di Gualdo Tadino. E che finisce chiamerò il paese dei balconi opulenti, belli quei vetri. E questo è il paese dove ci sono le sorgenti della Rocchetta, no? La chiesa, che è quella di San Francesco, questa è quella di San Francesco, sì. Ci sono qua, qui in questa zona si può visitare, ci sono degli affreschi stupendi di Matteo da Gualdo e di altri Matteo da Gualdo, è certo, Matteo da Gualdo. Oh Gesù. È che io più tardi torno a Perugia con la bicicletta, come puoi vedere. E vabbè. Oh, no. Sì. Matteo da Gualdo. Questo è Matteo da Gualdo, sì. Si vede perfettamente. Bene. Adesso vediamo se torniamo con la bici o se torniamo a piedi. Stanno allestendo una mostra fotografica, credo. Vabbè, la chiesa la vedremo un'altra volta. Certo, varrebbe proprio la pena, eh? Gualdo Tadino, ecco, bellissimo. Signora, grazie e buon lavoro. Te prego, dimmi di sì. Sì, ok. Qui dentro c'erano gli affreschi di Matteo da Gualdo, veramente spettacolare. Anche il freschetto che viene su da qua. E i bidoni da monnezza. Oh, io in quella bustarella ci avrei due panini con porchetta, due, perché uno non bastava. Questa è una piazza. E questa città c'è una strana aria, perché guarda ancora le vecchie insegne. Bellissimo. È una strana aria nel senso che si respira un'aria conviviale. Oh, come stai? Ciao, vieni un po', andiamo là, ti aspetto. Cioè, si conoscono tutti, certo, mica è una metropoli. Ecco un altro balcone opulento. E è sta cosa, come dire. Però sta cosa un po' caruccia. Vedo gli extracomunitari molto tagliati fuori, eh? Cioè proprio questa cinquecentesca fontana del Cardinal del Monte del 1513, città di Gualdo, basilica cattedrale di San Benedetto. Guardate sto palazzotto gentilizio. E lì, appena dove c'è il sellino, porticina del morto. Ti stuzzica sto paesino, sì. Vedete il cartello per la roccaflea? È tutta una scala. Aiuto! Fortuna che è leggera. Zomari. Là dentro ci sono le sorgenti della Rocchetta, in quella gola. E questa è la roccaflea. L'edificio è molto ben restaurato, anche molto ben conservato. Qui c'è un ponticello senza fiumicello. Era, immagino, non so se c'era un fossato qui. C'era il fossato? Vediamo. Allora, e vabbè, progetto cofinanziamento. Sti cosi non capisco che cosa sono. Vediamo un attimo. Allora, quindi c'è un museo.
I bagni. Biglietteria. Adesso vediamo un attimo che cosa fare. Dunque, Museo della Roccaflea. Penso che faremo abbastanza rapidamente. Ecco, qui abbiamo dei reperti romani. Sì. Ah, però, vedi. Le lanterne, lanternine, monete. Quindi era ricco il posticino, era ricco. Guardo. Ok. Sto tavolino. Tutte e due, ma insomma, percorso museale, continuiamo. Ah, meno male che ho il copritacchetta, perché sennò qui avevo fatto strage. Bell'ambiente. Questo è il piano più alto. E non ho capito dove devo andare. Ecco. No, allora io in quell'altro corpo ci vado dopo, quindi riscendo. E certo, dici Gualdo, dici le ceramiche di Gualdo. Porca miseria. Beh, sono dei bellissimi lustri. Mamma mia, questo che cos'è? È spettacolare. Però allora, è perché questa. Oh mamma. Ah. Alcune cose magari un po' meno, ma magnifico. Magnifico. Sempre belli ambienti. Vabbè, ho capito. Andiamo avanti. Ecco. Bella sta capriata. Quanto sono contento di essere venuto. Così. Mi è presa. Dico, adesso vado a Foligno. Scappo a Gualdo. Ritorno per Nocera Umbra. Valtopina. Wow. Ma alcuni sono anche, alcuni sono pesantucci, e vabbè. Altri invece sono davvero sottili. Oh. A parte, vabbè, intelligentissima questo recupero con la mostra di quello che poteva essere, forse era la decorazione del soffitto. Questi, vabbè, tipico, fantastici, davvero. Tutto caruccio qua, anche questi, uno e due. Beh, 1542, capisci a me, bellissimo questo. Ora è Ma è un, ah, questo è un cofano da voto, però. Cioè, forse qui si votava, immagino. Pardon. Chi c'ha voglia legge. Sto entrando nella sala del crocifisso. Oh, e chissà perché. Ma boh, lo vediamo meglio, perché così si vede male. Bacchetta da direttore di coro. Vabbè. Allora, vabbè, è lì San Francesco. Sto cercando di evitare il riflesso, ma mi sembra molto difficile, perché proprio l'illuminazione in sé che crea il problema. Ecco. Non capisco, perché in genere io avrei dovuto trovare un fecit da qualche parte. Questo è un tema proprio ricorsivo. La Maria.
e di là Maria Maddalena. Però sto giro qui, ah ecco, forse qui me lo dirà. Intanto ho detto una bestialità perché quella non è la Maria Maddalena, quella a destra, ma è San Giovannino, San Giovanni. Vabbè, sotto è San Francesco. E ecco, se vediamo di leggere meglio qualcosa. Maestro il crocifisso, ho capito. E vabbè. E come di Nostra Signora delle Cassapanche. E non mi sfogà. Vabbè. Sto camminone. Cioè, proprio molto lineare. Mi ero dimenticato di riprendere questa coppia. Signori, ricordatevi sempre che quelli spesi nei viaggi e nei musei sono soldi ben spesi. Questo deve essere un San Girolamo, so. E qui c'è un allestimento, d'accordo. Beh, no, questo non è Matteo Degualdo, ti prego. Pittore umbro, vabbè. Mi è sceso un colpo, dico, non è possibile. Cioè, la mostra prevede cotesta roba. Mi sono capito. Cioè. Non riesco assolutamente a capire che legno sia. Non lo capisco. Castagno. Forse, poi lo vediamo meglio da lontano, perché bosso è impensabile. Bella questa sala. Ecco, qui, non guarda, non guarda. Alla faccia della pala d'altare. Cavolo, no, no, qui è roba grossa. Questo pittore, Niccolò di Liberatore, detto l'Alunno. Anche di peggio. E c'è proprio l'infimo. Andiamo avanti. Vabbè, però sì, ma queste zone, appunto, autori umbro, marchigiani, si scende giù. Questo è ciò che aiuto, che è successo? È impazzito. Questo è ciò che vedevo da sopra, attraverso il vetro. Andiamo. Qui è bella anche proprio la struttura. Quindi contenitore e contenuto.
passione, cioè la mia mano è enorme, ma questa roba però questo è un ordinativo islamico, non capisco, mo cerco di capire. E vabbè, ho capito, c'ero arrivato anch'io. Grande vaso, tipologia ispano-arabica. E qui si riesce, ho capito anche dove, dopo. Finiamo di vedere tutto, comprese le cose minori. Effetti, c'è bella esposta bene. Cercherò di far vedere cose forse più meno comuni, come fattura almeno, e proponendo anche gli ambienti. Mo' alla De Cannone qua dentro come c'è, vabbè. Ok. Ah, ecco, questo può essere interessante la questione. Insomma, ah, ecco. Piccolo ambiente, chiaramente militare. Vabbè, battuta tutta che era militare, vuol dire aiuto. Bello, interessante. Così cioccato. Ah, ecco, ok. Quindi devo salire a sto punto, quindi a questo punto io ho terminato la... perché di qua... Saletta della volta. Ah, vabbè, qui fa caldo. No, non è esposta bene la roba qui. Qui ci sono robe di abiti, che sono queste. Via. Qui mostrerò gli ambienti perché insomma alla fin dei conti. Ah, questo non mi dispiace per niente. Questo non mi dispiace. Dei cuscinotti di marmo. Dicevo, inutile che io faccia vedere tutti i quadri perché la qualità sarebbe... è tutto Matteo Dagualdo qui, chiaramente. In effetti riconoscibilissimo. Assolutamente riconoscibile. Beh, chi può ci venga. Voglio dire, ci si arriva anche in treno, a Gualdo Tadino. Certo, poi non so esattamente dove stia la stazione, poi come si arrivi qui alla Rocca, però insomma sicuramente saranno organizzati. Il Vittorio Sgarbi e secondo me bisognerebbe venire a vederlo, eh. Io penso proprio che bisognerebbe venire a vederlo. Aiuto. Qui c'era indicazione scuola di Gualdo.
insomma. Ma c'è anche dei fiammingo. Distrutto anche questo. Andiamo avanti. Ecco. E adesso esco. Oh. Io sono sflashato proprio. Sono entrato da qui. Sono passato lì sopra per andare da una parte all'altra di questa rocca, dove appunto stanno allestendo cose e cose, questa roba. Cappella, sentiera, altare. Ok, uscendo di qua, vediamo se mi conviene, ha senso, perché io devo recuperarmi la bicicletta. Ha senso perché è lo in fondo a questo. Questa è una cosa che forse non è proprio. Non era previsto che io vedessi, e invece vedessimo là. E qui sono delle cucine, piuttosto evidentemente. Madonna, aiuto. Vediamo, io non lo so, oh, tanto mi buttano fuori alla peggio. Che, qual è il problema? Ah, ok. E qui ritorno esattamente da. Ok, a posto. Mio Dio. Ma voi mi dovete spiegare. Si vede che c'è Arietta lì. C'è una bestia pigione. Erano meglio le palle di pietra della. Già che oggi è su, altra palla. E poi c'è. Ah no, io credevo fosse il piccione che avesse defecato facendo quel rumore de squaraus. Invece era il signore che strizzava in un straccio. Oh Gesù. Andiamo, va. Come vuole la tradizione. Uno dei due tocca magnarlo. Guarda che fiumicello, fresco, fresco, fresco. Strano che si interra. E questo è il ponticello sul fiumicello. Colla. Voglio vedere dove si interra, perché è strana sta cosa. Essere che di che paese sia quello lassù, ho idea che chi abbia disegnato queste strade sia veramente un deficiente, perché salgono 18, 16, 20, un attimino tarabba, brum, discesa 18, 16, è tutto così, tricca tracca, tricca tracca. Ma ti ammazza sta roba, no? Urtiveci sua e cala. Ora sono arrivato a Nocera Umbra. Eccoci. Mi devo sciacquare perché sono distrutto. Quindi adesso entro nel paese. Oh, mamma Cenarietta. Adesso tutto bagnato, è una bellezza. Dunque, di qua c'è un passaggio con una serie di arcate che danno nella valle sottostante e si fa questo che è suggestivo, davvero suggestivo.
Adesso vediamo se si intuisce appena appena la valle lì fuori, ma tanto si vedrà meglio dopo. Oppure ti annuisce, deve essere. Ma questa è una taverna. Beh, prezzi estremamente contenuti, alla faccia. Momenti te pagano per venirci. Laggiù c'è la piscina comunale. Io però, insomma, siccome scendo per poi andare verso Valtopina e quindi c'ho il fiume Topino, come dire, hai visto mai? Quindi fatto questo camminamento, succede che ecco dove si sbuca. Faccia alla chiesa di San Filippo questa è la valle. Molto interessante andare in su di qua, a parte che poi c'è la fontanella ancora più fredda di quella dove mi sono abluzionato, ma che, però aspetta che adesso mi sfugge se devo andare di qua. Senti, non mi sfugge, vado di qua. E con un'acqua veramente gelida, magnifica. Io non so dove sto andando, cioè sto andando, non so per dove. Io non sto capendo ste bandiere, nel senso che, vabbè, viene da pensare una cosa ovvia, ma sarà per caso che boh. C'è sta un rione, una cosa, o magari i colori di Nocera Umbra sono questi. Vabbè, capito come? Vabbè, cosa abbastanza probabile, direi forse più che altro evidente, è che qui a Nocera Umbra ci vivono in pochi e probabilmente ci vengono per i fine settimana, vacanzine, cosette così, perché onestamente sembra tutto quasi disabitato. Ma mi sa che questi hanno allestito qualcosa, tipo le gaite che fanno a Bevagna, perché ci sono proprio i resti di qualcosa tipo feste, perché ecco, per esempio qua c'è un banchetto con a penna tipo calamaio, qui ci stanno le spade conficcate, quindi è probabile che sia una cosa tipo rievocazione medievale. Ah no, è da là che devo andare, sì, che poi devo scendere qua. Ok. È tutta in piano, eh. Oh, è una simpatia perché. Sì, avanzi di faccende rievocatorie. È stupendo perché io sono in salita con le scarpe in salita, che c'hanno non solo le tacchette, ma anche i copritacchette. E le tacchette che sono pure 9, quindi evidentemente qui c'era il calzolaio, la signorina fa cestini. Mi scusi, cos'era una rievocazione tipo le gaite di Bevagna Sì, per. esatto. Noi in particolare, Borgo San Martino, siamo la parte medievale. Borgo San Martino È giallo-blu. ecco, quindi Esatto. colori sono Borgo San Martino. Adesso ho capito. Esatto. Ieri c'è stato il corteo storico invece di Porta Santa Croce, che è 1800-1900. E stasera c'è il teatro e animazione, che è appunto per tutti i vicoli che stiamo allestendo. Stasera la nostra e domani invece la loro. Grazie. Prego. Mannaggia, me lo perdo, ecco. E vabbè. Mi dispiace. Se dici hai voluto la bicicletta, calla. Pazienza. Mannaggia, mannaggia. Vabbè. Allora, segniamoci in agenda.
Vabbè, che famo? Oddio, ci si può venire anche in treno, eh? È vero che si fa? Il treno l'ho visto, si fa. Foligno. E poi si piglia il treno per Ancona, che passa da qua. Sì, sicuramente ferma. Appunto, non c'era Umbra. Gualdo Tadino. E ecco, stanno preparando proprio. Che ne so, Fabriano, insomma, penso faccia tutta quella roba lì. È incredibile quanto. Ah, Gualdo Tadino, c'è l'acqua Rocchetta, che, oh, a parte se è buona da morire, fresca. Ma c'ha ragione la pubblicità, eh? Di quella plin plin. Sì, Marconciozzo. E ammazzo. Ah, sì. Perché di qua c'è una chiesa sconsacrata che credo sia diventata pinacoteca. Ecco, il paese è tutto ristrutturato. Il che è ottimo, eh? Assolutamente ottimo. Però, vedi, ancora non ci sono gli allacci, quindi vuol dire che moltissime abitazioni non sono abitate. Queste ci hanno ancora attaccato al vetro l'etichetta dell'azienda venditrice. Insomma, è chiaro che, però comunque, sapendo che praticamente tutto ciò non c'era quasi più dopo il terremoto, ma guarda, ben venga questo, tutto ciò che hanno fatto. E adesso sono disorientato perché io venivo da là in su e quindi bisogna andare in là per quella famosa fontanella. Questa è la Pinacoteca, ex chiesa, è stupenda dentro come struttura, non che il portale non lo evidenzi, eh. Quando vieni dall'altra, ecco un altro portale spettacolare, tipo quelli esposti. Caspita che restauro del legno, bravissimi! No, ma veramente, no, che roba, spettacolo! Così si fanno le cose. Bravi, bravi, bravi. Certo, merita, ma comunque bravi, 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 bravi. E c'è questa fontanella dove c'era un caldo l'altra volta che venni, pazzesco, era pieno di api. Ah, ecco, tuttora. Vespe, api. Eccole lì che bevono. Sì. Pieno, pieno. Magnifica. Io però vado a bere. Quindi adesso entro nel paese. Oh, madonna, c'è un'arietta. Adesso tutto bagnato. È una bellezza. Dunque, di qua c'è un passaggio con una serie di arcate che danno nella valle sottostante e si fa questo che è suggestivo, davvero suggestivo. Adesso vediamo se si intuisce appena appena la valle lì fuori, ma tanto si vedrà meglio dopo. Oh, poretti annusci, deve essere, ma no, questa è una taverna. Prezzi estremamente contenuti, alla faccia. Momenti te pagano per venirci. Laggiù c'è la piscina comunale. Io però, insomma, siccome scendo per poi andare verso Valtopina e quindi c'ho il fiume Topino, come dire, hai visto mai? Quindi, fatto questo camminamento, succede che ecco dove si sbuca, in faccia alla chiesa di San Filippo. E questa è la valle. Molto interessante andare in su di qua, a parte che poi c'è una fontanella ancora più fredda di quella.
dove mi sono abluzionato, ma okay, però aspetta che adesso mi sfugge se devo andare di qua. Senti, non mi sfugge, vado di qua. E con un'acqua veramente gelida, magnifica. Io non so dove sto andando, cioè sto andando non so per dove. Io non sto capendo ste bandiere. Nel senso che, vabbè, viene da pensare una cosa ovvia, ma sarà per caso che boh, c'è sta un rione, una cosa, o magari i colori di Nocera Umbra sono questi. Vabbè, capito come? Vabbè, cosa abbastanza probabile, direi forse più che altro evidente, è che qui a Nocera Umbra ci vivono in pochi e probabilmente ci vengono per i fine settimana, vacanzine, cosette così, perché onestamente sembra tutto quasi disabitato. Ma mi sa che questi hanno allestito qualcosa, tipo le gaite che fanno a Bevagna, perché ci sono proprio i resti di qualcosa tipo feste. Perché ecco, per esempio qua c'è sta un banchetto con la penna tipo calamaio, qui ci stanno le spade conficcate, quindi è probabile che sia una cosa tipo rievocazione medievale. Ah no, è da là che devo andare, sì, che poi devo scendere qua. Ok, è tutta in piano, eh. Oh, è una simpatia perché sì, avanzi di faccende rievocatorie. È stupendo perché io sono in salita con le scarpe in salita che c'hanno non solo le tacchette, ma anche i copritacchette e le tacchette che sono pure nuove. Quindi, evidentemente qui c'era il calzolaio, la signorina Facestini. Mi scusi, cos'era? Una rievocazione tipo le gaite di Bevagna? Sì, esatto, noi in particolare Borgo San Martino siamo la parte medievale. Borgo San Martino È giallo-blu. Ah, ecco, quindi Esatto. colori sono Borgo San Martino. Adesso ho capito. Esatto. Ieri c'è stato il corteo storico invece di Porta Santa Croce che è 1800-1900 e stasera c'è il teatro e animazione che è appunto per tutti i vicoli che stiamo allestendo, stasera la nostra e domani invece la loro. Grazie. Prego. Mannaggia, me lo perdo, ecco che. E vabbè. Mi dispiace. 16, hai voluto la bicicletta? Calla. Pazienza. Mannaggia, mannaggia. Vabbè. Allora, segniamoci in agenda. Vabbè, che famo. Oddio, ci si può venire anche in treno, eh? È vero che si fa? Il treno l'ho visto, si fa Foligno. E poi si piglia il treno per Ancona che passa da qua. Sì, sicuramente ferma appunto Nocera Umbra, Gualdo Tadino e ecco, stanno preparando proprio. Che ne so, Fabriano, insomma, penso faccia tutta quella roba lì. È incredibile quanto. Ah, Gualdo Tadino, c'è l'acqua rocchetta, che, oh, a parte se è buona da morire, fresca, ma c'ha ragione la pubblicità, di quella plin plin, sì, balconciozzo, e ammazzo, ah, sì, perché di qua c'è una chiesa, sono
sconsacrata che credo sia diventata pinacoteca. Ecco, il paese è tutto ristrutturato, il che è ottimo, assolutamente ottimo. Però, vedi, ancora non ci sono gli allacci, quindi vuol dire che moltissime abitazioni non sono abitate. Queste ci hanno ancora attaccato al vetro l'etichetta dell'azienda venditrice. Insomma, è chiaro che, però comunque, sapendo che praticamente tutto ciò non c'era quasi più dopo il terremoto, ma guarda, ben venga questo, tutto ciò che hanno fatto. E adesso sono disorientato perché io venivo da là in su e quindi bisogna andare in là per quella famosa fontanella. Questa è la Pinacoteca, ex chiesa, è stupenda dentro come struttura, non che il portale non lo evidenzi, Quando vieni l'altra, ecco un altro portale spettacolare, tipo quelli esposti, caspita che restauro del legno, bravissimi, no ma veramente, no che roba, spettacolo, così si fanno le cose, bravi, 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 certo merita ma comunque bravi, 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 bravi. E c'è questa fontanella dove c'era un caldo l'altra volta che venni, pazzesco, era pieno di api. Ah, ecco tuttora. Vespe, api, eccole lì che bevono. Sì. Pieno, pieno. Magnifica. Io però vado a bere lassù in cima. Fontanella, ho fatto un casino, vabbè. Campanaccio.
sta magnifica grondaia in PVC. Di là si va dove devo andare io, ed è proprio là che io devo andare, non certo facendo quella strada, ma quella è la mia via. E invece di qua, che però non credo si veda bene, c'è un'altra parte più stretta che si affonda lì, magnifica anche quella. Certo, quella è la superstrada con gallerie pericolosissime, insomma è una robaccia, non si può fare proprio in bici. E fatta quella, hanno praticamente tagliato quasi tutte le vecchie strade, o le hanno abbandonate direttamente. A questo sta in equilibrio così, de suo. Bon. Paese continua con delle stradine estremamente piane, per niente paludose, piazzettine deliziose. Vabbè, certo, adesso stanno anche allestendo, però devo dire che anche l'altra volta che venni, sì, proprio tutto in piano, l'altra volta che venni, notai proprio questo, cioè che il paese sviluppa con una verticalità straordinaria e ha un centro storico strepitoso. Veramente una delizietta, perché insomma, avendolo recuperato in questo modo, un po' a parte le macchine, insomma, centro storico così raccolto, anche proprio per questa verticalità, per cui deve arvoltolarsi su se stesso più volte con queste spire continue, e poi fuori spada trash, disastro di schifezze anni 90, 80, 2000, e a partire credo dagli anni 80. Perché capisci, cioè qui questo, no? E là c'è quelle mostruosità, villette a schiera, orrore. Però veramente non c'era ombra. È molto molto carina, molto. È sconsigliabile, credo, a chi abbia a chi abbia desiderio di una vita frenetica. Qui no. Ma invece per prendersela veramente, no, ma forse no, perché poi dopo che ci hai passato un giorno, vabbè, dipende, perché magari se vieni con amici, situazioni così, che ne so, organizzi cose. Bene, e adesso si esce dal paese e con una certa velocità me ne torno verso Foligno. Oh, mi sono fermato un attimo perché volevo far vedere il paese. Questa è quella valle che dal belvedere non si riusciva a vedere bene, dal belvedere, che poi il belvedere è là. Questa è la valle. Io sto scendendo da questa parte per tornare verso Foligno. Questa è, quindi non c'era ombra vista da questo lato. Molto 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 sorprendente. E là la piscina comunale, molto 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 invitante. Allora, Komoot si deve veramente sputare in faccia, perché ho selezionato giro in bici da corsa. Sì, è perfetto per le bici da corsa. E quindi adesso io mi devo fare 2,5 km a piedi in salita su una strada che ovviamente avessi una gravel, ma con la signora non è possibile.
perché ho buco, cado. Ma comunque, anche perché poi non è quel breccino bello. Beh, perfetto. Complimenti a Komoot. Continua l'incubo perché adesso che è discesa, ma ti rendi conto con queste micro ruote e i miei freni in una strada del genere? Che vergogna, Komoot proprio. Ligno, palesemente, del ponticello, supermicello. Guarda chi c'è. La simpatica famigliola. Ammazza, oh. E sono grosse queste bestiole, eh. Dice, ma tu che vuoi? Bellino. Ocone. Vabbè, non si vede niente. E va bene. Coligno in arrivo. Il rifornimento, c'è una manifestazione dell'aeronautica militare. E con un simulatore. Ah, qui c'è stato un aereo. Vabbè. Credo che sia. No, forse è anche vero, eh. Non lo so. Vedremo. Caffè in arrivo. Eccoci, c'è un venticello freschetto. Ah, una bellezza. Bene, si chiude qui.